Piove, c'è sole, piove. Delirio. Forse meglio. Giorno 4, si riparte da Merano, destinazione casa. Il tour oggi porta al, giunge al termine, non so più parlare. Giusto il tempo di fare uno stop rapido alla mia vecchia caserma, perché bene sì, se non lo sapevate ho fatto l'alpino e per me Merano ha tanti ricordi, anche se non sono stato qua una vita, ma tanti ricordi. E quindi pit stop veloce e poi si torna sulla ciclabile della Val Venosta tra Meleti e quant'altro, nella speranza che, come da previsione, esca il sole, perché adesso è ancora mezzo e mezzo, non fa freddo, si sta bene, però diciamo che dopo tutta l'acqua di ieri un po' di sole oggi ci sta. Comunque bando ai ciance, tempo di fare un stop e si vola via. Merano bella, bella, un po' decaduta in periferia, un po' tanto, però il centro di Merano sempre il top. A dopo! Ebbene sì, una volta qua, guerriglia urbana. Aspettate che mi giro, sono in una posizione brutale. E girarsi con la bici a corsa le mie al massimo con una mano appena. Questo era l'ingresso della caserma del militare, battaglione Edolo, camerate, no, qua non era la camerata, qua forse non dove stavano i capoccia, colonnelli e company, le camerate sono sotto di là. Però vederla così, vabbè, è vero che sono passate un bel po' di anni, ma tutto abbandonato così, non c'è più niente. Ma qua questa era l'altra, là in fondo facevi giuramenti, mamma mia che ricordi. Bene dai, ci voleva, volevo un pezzo di video del mio militare, è ora di partire. Bene bene bene, un po' di aggiornamenti, sarò breve. Ora per quest'oggi ciclabile di Val Venosta avete capito, poi mi collegherò sulla ciclabile dell'Adige che avevo già provato qualche mese fa. Bolzano non ci entro, taglio prima. E per quanto riguarda le altre città, Trento e Rovereto, anche quelle le salterò perché le ho già viste e perché i chilometri di oggi, che sono circa 230-240, non c'è tanto da perdersi via tra virgolette. Contenuti, non preoccupatevi, cercherò di portarvi contenuti lo stesso, magari un po' meno commentati e via. Velocità crociera 30 all'ora, c'è un po' di vento ma finché non gira contro cerco di portarmi a casa i chilometri. Comunque, ciclabili non ne mancano. Il ciap e il treno. Trento e il paesaggio cambia. Scusate qua che c'ho da tribulare un secondo. Il paesaggio cambia, non più Meleti o comunque ci sono ma minore, e comincia a vedersi le vigne. Io vado in bici, sappiatelo che io vado in bici. Big beautiful day, lago di Garda, ci sarà il delirio!
Adesso vi faccio vedere il bello delle ciclabili di quelle serie. Un bici grill di tutto rispetto. Dove non c'è nessuno in bici, ma nessuno. Anche il laghetto è tutto perfetto, con questo laghetto per il bagnetto. Pago di Garda. Spettacolare, guardate che view. Adesso dovrò mettervi la GoPro perché servono tanti freni qua. Però è spettacolare. Qui è il momento in cui ci voleva la pettorina. Guardate quante bici. Fermi qua. Ciclabile di limone esposta sul lago, un vento che fa paura. Adesso qua un pelino meno, ma pochi secondi fa c'era un ventone. Infatti si guarda proprio. Se la gode col vento, io un po' meno. Questo vento tutti sti giorni. Bene, insomma, un po' di, non dico conclusioni perché mancano ancora parecchi chilometri, però in sostanza sono entrato in territorio bresciano e è un po' un senso di essere quasi a casa. Posso passare? No, no, state fermi. E in sostanza ci si sente un po' a casa. Ora anch'io farò una fotona come loro e proseguo questo pezzo di ciclabile. Gardesana poco consigliata, soprattutto di sabato. Gallerie non finire, dovete andare con le luci e molto visibili. Io ho queste cose arancioni anche sulle gambe e luce dietro. Però la vista, spettacolo. Metto via che tra poco è toscolano, gelatino per l'ultimo colpo. Salò, avrò l'ultima vera salita di questo tour e poi finalmente si vedrà a casa. E dopo aver lasciato il lago di Garda, da Salò si sale. Arriva qua ai Tormini. Il Tormini, esattamente non so, però bello. E questa è la gabardina, che è appunto da Gavardo. Una volta salito il lago di Garda, da Gavardo porta fino a Molinetto, Rezzato, adesso non ricordo bene il paese. E poi due colpi di pedale si è in città. Rinforzi per andare a casa. Bene, con un po' di fiatone da dove tutto è iniziato vi saluto. Spero che le immagini portate in queste
in queste 4 giornate vi siano piaciute. Come di rito, i vostri commenti e i vostri pollicioni sono sempre graditi. E basta, finiamo qua. Una bella doccia, sono a 200 metri da casa, una bella doccia e poi penseremo al prossimo. Ciao a tutti.